5 settembre 1860. Siamo partiti l'altro ieri da Bologna. Arrivammo ad Imola verso le 7 del mattino. Ieri alle 8 pomeridiane muovemmo per Forlì. Alle 6 e mezza arrivammo a Sant'Arcangelo. Si ripartì alle 8 di sera ed eccoci, dopo una lunga marcia, alla Conca, sulle sponde dell'Adriatico. Siamo in attesa. Presto riceverò il battesimo del fuoco. Che cosa mi sento nell'anima? Movemmo dalla Conca il giorno 11, passammo i confini pontifici e giungemmo sotto Pesaro verso le 3 pomeridiane, dopo una marcia ben sostenuta. Le porte della città erano chiuse e si atterrarono col cannone. Le truppe del Papa si erano ritirate nel forte. Si cannoneggiò per 2 ore di seguito. Non avendo la piazza ceduto l'intimazione di resa a discrezione, il fuoco ricominciò e si protrasse fino a notte fitta. Al mattino il fuoco si riaprì con molta gagliardia e continuò fino alle 7. Io mi trovavo in prima linea. Questo fuoco vivo ed incessante mi riempì l'animo di furore. Verso le 8 vedemmo innalzarsi la bandiera bianca sulle mura nemiche. Il generale Cialdini rifiutò alle truppe di uscire dalla fortezza con l'onore delle armi. Dovettero arrendersi a discrezione. Tra breve si partirà per Senigallia, ove forse incontreremo altra resistenza. Il battesimo del fuoco l'ho ricevuto.